Ringrazio la dottoressa, passo la parola al professor Fulmino che ci parlerà finalmente di queste cellule staminali. Vediamo un attimino di metterci nelle condizioni di avere qualche speranza in più. Grazie professor. Quanto tempo ho? Finito già, giusto? In realtà non è che io vi parlo di tanto io vi parlo di un po' di preclinica, di scienze, di prospettive future, con l'idea che una parte dei dati che vi mostro sono dati ottenuti in modelli animali malattia e con l'idea che per vedere quello che si vede nei modelli di animali malattia, cioè quello che voi volete sapere, quello che sentite di dire, cioè se una terapia funziona, sono dei tempi tecnici obbligati a cui purtroppo dobbiamo sottostare, tempi dovuti alla fase successiva di sperimentazione sul paziente che prevedono inizialmente di solito lo studio di tossicità, dopo lo studio di tossicità e quindi nel momento in cui vengono dimostrate avere un profilo di tossicità accettabile, allora si passa a studi più numerosi in cui si va a guardare l'efficacia della terapia. Quindi i tempi non sono così rapidi come voi vi augurate, sono molto più accorciati rispetto a qualche anno fa, perché adesso abbiamo diversi tipi di cellule staminali umane già in clinica in malattie diverse. La sclerosi multipla in questo momento sta venendo approcciata sia tramite staminali mesenchimali con pavimenti della conoscenza, che con staminali del cordone ombelicale, che con staminali ematopoietiche. Le cellule di cui mi occupo io, che sono cellule staminali neurali, sono già in clinica, ma in patologie diverse rispetto alla sclerosi multipla. Questi studi di fase 1, studi di tossicità, sono malattie indipendenti, cioè servono a capire quanto maneggevole sia la procedura e aiutano il trasferimento della tecnologia del principio anche in malattie all'interno delle quali il fase 1 non è stato condotto. Dovete dire che se no? Salvo. No. Allora, questa slide mi serve per dirvi che essenzialmente negli ultimi decenni si è verificato un processo di arricchimento culturale che ha permesso di cambiare un po' i dogmi in medicina. Non è soltanto una riduzione dell'anno ragazza et nei pazienti in placebo, ma è anche un cambiamento di visione. Più o meno 15 anni fa, 12 anni fa, 12 anni fa, l'idea era che utilizzando cellule staminali si riuscissero a ricostruire direttamente pezzi nuovi di tessuto. L'idea classica di medicina rigenerativa. Io ho un buco in testa perché quel buco mi è provocato da linfociti T, ho una malattia che si chiama sclerosi multipla, utilizzo le cellule staminali per ricreare quel pezzo di cervello che è stato danneggiato. Tant'è vero che i primi studi davvero pionieristici con terapia cellulare all'inizio degli anni 2000 furono condotti esattamente con questa idea. Si selezionavano pazienti specifici, di solito pochi pazienti, con un'unica o due lesioni identificabili tramite risonanza, possibilmente accessibili tramite chirurgia, e le cellule che venivano studiate venivano iniettate direttamente via della lesione. Mi ricordo in questo momento uno studio condotto a Yale nel 2000 in cui furono selezionati 3 pazienti trapiantati con cellule del nervo periferico, si chiamano cellule di Schwann, autonome, direttamente intralesionali. Lo studio non è mai stato pubblicato, questi dati li conosciamo noi addetti ai lavori perché comunicati in maniera confidenziale, ma in realtà quello studio fu un fallimento perché le cellule che furono trapiantate alle lesioni non furono mai identificate. La procedura era biopsia del nervo periferico, coltivazione limitata in vitro, trapianto intralesionale, risonanza, biopsia. Una biopsia finale che aveva lo scopo di dimostrare che le cellule trapiantate erano sopravvissute e avevano prodotto nuova mielina. Per farvela breve, l'ultima biopsia prima della conclusione dello studio non dimostrò nulla se non una situazione invariata rispetto ad una lesione classica, quindi le cellule trapiantate non erano sopravvissute. Questa visione è una visione di vecchia generazione e questo articolo fu scritto dall'attuale senatore Elena Cattaneo, senatore a vita, ipotizzando appunto un quadro molto facilmente intuibile. Ho un danno, il danno è caratterizzato da perdita cellulare, trapianto cellule per fare nuovamente le cellule danneggiate dentro. Non c'è speranza. Allora vedi che vedi. Si è cambiato questo. Quindi
quello che sappiamo oggi, mettendo insieme tutti i dati di preclinica, per preclinica intendo esperimenti condotti in laboratorio, ma anche esperimenti condotti in animali, nei quali noi induciamo malattie simili alla sclerosi multiplomana, è che cellule staminali non ematopoietiche, quindi quello che, tutto quello, tutto ma non quello di cui parlerà Saccardi pomeriggio, funzionano in maniera rimarchevole a livello di effetto terapeutico, quindi migliorano la malattia che noi induciamo negli animali, ma funzionano per meccanismi essenzialmente diversi da quello che ci aspettavamo all'inizio. Quindi funzionano per tre ragioni principali. Una prima ragione è la capacità del trapianto di promuovere riparazione tessutale. È come se le cellule trapiantate inducessero nel cervello che è circostante una risposta riparativa. Non sappiamo ancora perché, ma questo succede. Il secondo meccanismo si chiama effetto di salvataggio, diciamo. È come se col trapianto noi riuscissimo a bloccare completamente la progressione del danno primario e del danno secondario. Il terzo effetto che fu identificato dal mio laboratorio è quello di dimostrare che nonostante noi utilizziamo cellule dalle quali ci aspettiamo rigenerazione e riparazione, uno dei meccanismi principali di interazione con l'ospite è di modulare la risposta immunitaria. Risposta immunitaria è una risposta che tutti noi abbiamo continuamente, l'infiammazione e il sistema immunitario servono a controllare il nostro organismo. È un tipo di risposta che è stata essenzialmente creata per tenerci lontani da agenti patogeni, da batteri, da virus, da sostanze nocive. Tuttavia, in corso di alta immunità e di infiammazione, la risposta immunitaria diventa a volte dannosa e l'evidenza preclinica ha dimostrato che le cellule staminali sono in grado di correggere questa risposta infiammatoria dannosa e renderla protettiva. Quando ci si prospetta l'applicazione in clinica di terapie cellulari, alcune domande sono assolutamente fondamentali. La prima è cercare di capire come seguire il trapianto, come somministrare le cellule, quali sono i meccanismi di azione. E all'interno di malattie con la sclerosi multipla sono complicate, perché sono croniche, sono diffuse, sono perivascolari, diverse lesioni hanno una storia, ognuno ha una storia a sé, diventa veramente complicato immaginare come attaccare il cervello con un'unica sorgente cellulare che è difficile da prevedere dove essere iniettata. Quindi gli studi che furono condotti ad Harvard all'inizio degli anni 2000 essenzialmente mostravano un concetto molto importante di capacità del trapianto di interagire col cervello. Questo concetto viene chiamato patotropismo e essenzialmente riassume la capacità delle cellule trapiantate di parlarsi col cervello all'interno della procedura di trapianto, di sentire attraverso recettori molecolari espressi dalle cellule staminali specifiche alterazioni del microambiente, quindi quando il microambiente è malato, non c'è infiammazione, non c'è danno, le cellule staminali riescono a sentire questo tipo di meccanismi e sono in grado di parlarsi col cervello e di migrare in maniera specifica verso le aree di danno. Questo esperimento che vi mostro è estremamente interessante. Si tratta di un ratto in cui fu eseguito l'iniezione in un emisfero cerebrale, che è questo, l'emisfero sinistro, di cellule tumorali, cellule di glioni, glioblastoma multiforme. E nell'emisfero opposto furono trapiantate cellule staminali neurali, proprio per studiare i fenomeni di patotropismo. Quindi c'era un microambiente malato che era quello tumorale, è un microambiente sano che era quello all'interno del quale le staminali neurali furono trapiantate. Per farvi una breve, in 36 giorni, le cellule staminali neurali sane sentirono segnali di attrazione tutto intorno al tumore che stava pian piano crescendo e furono in grado di migrare attraverso il corpo calloso fino a raggiungere completamente il tumore che stava crescendo. Ora, qual è il significato scientifico di questo esperimento? Il significato è che quando pensiamo alle terapie cellulari dobbiamo pensare ad un approccio completamente diverso rispetto a un approccio con monoclonali, con piccole molecole, con biologici. Dobbiamo pensare ad un approccio multidisciplinare in cui il trapianto è fatto di cellule vive che riescono a sentire il microambiente, che riescono a migrare, che riescono a parlarsi, che riescono a rilasciare fattori protettivi. Tant'è vero che qualche anno dopo, sulla scia di questa ispirazione iniziale, noi riuscimmo a dimostrare alcuni dei meccanismi principali delle cellule staminali, di come le cellule staminali sono in grado di interagire con il tessuto ospite. Uno di questi meccanismi, tra i primi, fu proprio la stessa molecola contro la quale è stato sviluppato PESADRI.
E il messaggio dei nostri studi fu essenzialmente che dei meccanismi molecolari di interazione tra cellula e cellula in corso di infiammazione, che per anni erano stati ritenuti specifici per globuli bianchi come i linfociti, in realtà sono conservati tra sistemi e tra specie, e sono conservati fin tanto che troviamo gli stessi meccanismi esattamente funzionali, esattamente rilevanti come quelli identificati inizialmente sui globuli bianchi, anche sulle staminali. Quindi le staminali che esprimono quella molecola contro cui noi dirigiamo il tempo molecolare. Una volta nel cervello, poi si verifica una serie di fenomeni, il primo dei quali è ovviamente quello che interessa ai più, cioè capire se quando io prendo un animale affetto da sclerosi multipla e in prospettiva un paziente affetto da sclerosi multipla, tutti questi meccanismi di interazione, di targeting del cervello possono portare ad un miglioramento terapeutico. Intanto nell'animale cosa che non si può fare di routine sul paziente, riusciamo a sacrificare l'animale e a guardare come le cellule si distribuiscono. Qui vedete che l'interazione fra la cellula trapiantata e l'endotelio si verifica nel tumore, come si verifica nei topi con sclerosi multipla, come si verifica nei topi con ischemia cerebrale. Che vuol dire che 24 ore, soltanto 24 ore dopo il trapianto, noi osserviamo una colonizzazione completa del cervello da parte di quelle cellule che abbiamo trapiantato. E poi ovviamente arriva la cosa più interessante, cioè che il topo affetto da sclerosi multipla sperimentale, dopo una singola iniezione di cellule staminali neurali che vengono iniettate o per via intratecale tramite rachicentesi terapeutica o per via endovenosa, nonostante il trapianto sia stato effettuato al picco di malattia, quando il DSS del topo era sovrapponibile per i topi di controllo trattati con soluzione salina e per i topi che poi entravano nel gruppo che riceveva cellule staminali, nell'arco di un paio di settimane noi osserviamo una riduzione drammatica della disabilità, tanto che il topo di controllo ha una disabilità media che corrisponde ad una paraplegia, mentre il topo trapiantato ha una riduzione, una disabilità media che corrisponde esclusivamente ad una coda ipotonica. Ora i pazienti la coda non ce l'hanno, per farvi capire che il tipo di impatto terapeutico è veramente importante quando si confronta un gruppo di controllo con un gruppo trattato. Questo modello animale è un modello che assomiglia più o meno alla forma progressiva della sclerosi multipla, non è chiaramente una secondaria progressiva, però ha delle note di progressività. Esiste un altro modello che noi riusciamo a indurre nel topo bianco, cambiando l'antigene con cui vacciniamo i topi, che è un modello di sclerosi multipla sperimentale di cadute e remissioni, esattamente come la relapsing remitting. Vedete che questi topi hanno un decorso di malattia diverso, di DSS che oscilla, che va su e che va giù, l'osservazione è molto più lunga. Anche in questo caso, con una domanda principale che era, cerchiamo di capire se in presenza di tanta infiammazione, comunque in presenza di molta più infiammazione rispetto al modello precedente, il trapianto continua a funzionare. La risposta essenzialmente fu sì, ma fu sì con un meccanismo molto strano, assolutamente imprevisto, cioè che questi topi trapiantati alla prima o alla seconda ricaduta, esattamente come si fa a guardare la disseminazione temporale dell'attività di malattia, cominciavano a mostrare via via col tempo sempre meno ricadute. E fu questa la condizione in cui cominciamo a sospettare un effetto antinfiammatorio o immunomodulante delle cellule staminali. Tra questa attività preclinica, che fa parte del pacchetto di informazioni che ognuno di noi deve portare all'autorità regolatrice quando si sente pronto per fare un clinical trial, un pezzo in più di attività preclinica l'abbiamo fatto anche su primati, in questo caso cambiando un paio di caratteristiche del modello sperimentale. Mentre il topo bianco e il topo nero erano stati trapiantati con cellule di topo, quindi era un sistema che tecnicamente si chiama singenico, utilizzavamo le stesse cellule del topo, o meglio, i topi sono immunologicamente identici, quindi c'era un topo donatore che forniva le cellule che venivano trapiantate in un topo dello stesso strain. Nell'esperimento che abbiamo condotto sulle scimmie abbiamo utilizzato cellule umane, le stesse cellule che a oggi sono state utilizzate per condurre quegli studi di fase 1 a cui facevo riferimento all'inizio della mia presentazione. In questo caso, quindi, nonostante abbiamo sviluppato un approccio che tecnicamente si chiama xenotrapianto, in due specie diverse, e nonostante i topi e le scimmie di controllo, che sono le blu, venivano anche trattate con ciclosporina, che era l'immunomodulante che noi associavamo al trapianto per evitare il rigetto del trapianto, vedete che andate a guardare la sopravvivenza di queste scimmie, che è un parametro estremamente importante. Queste scimmie raggiungono molto rapidamente dopo l'esordio una disabilità di grado talmente elevato che il veterinario è costretto, per ragioni etiche, a
sopprimerle, per evitare che possano soffrire. E il gruppo di scimmie trapiantate per via endovenosa con cellule staminali neurali non ha ricevuto nessun sacrificio per disabilità clinica. Vuol dire che la disabilità totale, come vedete anche da qui, accumulata dal gruppo di scimmie trapiantate con le stamine neurali, era talmente bassa da non prevedere nessun tipo di intervento esterno, cosa che invece non si verificò per il gruppo di scimmie di controllo, che invece ricevevano soltanto ciclosporine. Quindi, mettendo insieme più o meno 13 anni di lavoro, noi siamo partiti dal topo con la sclerosi multipla cronica, siamo passati al topo con la sclerosi multipla recidiva ricadute, abbiamo fatto un altro esperimento un pochino più strano nello stesso topo e poi siamo arrivati alle scimmie. Ogni volta abbiamo mostrato meccanismi di efficacia terapeutica, quindi le scimmie o i topi miglioravano la disabilità, stavano meglio, e abbiamo dimostrato anche meccanismi diversi di azione del trapianto. Il che prevede o ci fa pensare che appunto che bisogna cambiare un attimino concezione. Le terapie cellulari sono terapie molto più complicate da gestire, da intendere, da interpretare rispetto alle terapie con farmaci o con molecole. E vedete, noi passiamo da un'iniziale idea di integrazione cellulare e sopravvivenza fino a tissue protection, poi modulazione della risposta immunitaria, poi riduzione della presentazione dell'antigene e infine anche riduzione dell'infiammazione all'interno del cervello. Ecco perché l'idea che il trapianto possa comunicare in maniera ampia, sofisticata e complicata col cervello diventa sempre più accettata, e oggi sappiamo che le terapie cellulari sono in grado di interagire con diverse cellule del cervello in maniera molto più plastica di quanto può fare una molecola. Sono in grado di parlarsi con cellule infiammatorie, sono in grado di parlarsi con cellule di supporto del cervello, sono in grado di parlarsi con i vasi. Il risultato finale di questa interazione continua, di scambio di informazioni, di produzione di molecole positive, è che appunto, nonostante noi osserviamo una sopravvivenza piuttosto limitata delle cellule trapiantate in vivo, vuol dire che di solito ci aggiriamo intorno al 5% delle cellule trapiantate, quindi se io trapianto un milione di cellule ne sopravvivono 50.000, per darvi dei numeri. Quelle 50.000 cellule, nonostante sembrino veramente poche, sono in grado di far migliorare il topo, di bloccare l'infiammazione, di bloccare il danno tissutale e di favorire plasticità cerebrale, anche e soprattutto grazie alla capacità che hanno di rilasciare in vivo molecole che agiscono da fattori di protezione, molecole che agiscono stimolando anche la componente residente nel cervello di cellule progenitrici o cellule staminali. Questo è l'esatto, perché altrimenti andiamo troppo nel dettaglio. Una delle strutture o delle aree tissutali a livello delle quali questa interazione si verifica l'abbiamo descritta noi per primi e l'abbiamo denominata nicchia staminale ectopica perivascolare atipica, complicatissima. Essenzialmente sono delle aree molto piccole, sempre in sede perivascolare, a livello delle quali noi vediamo le staminali che sopravvivono e che si parlano con il tessuto ospite. In questo caso ci troviamo nel midollo spinale di un topo con sclerosi multipla sperimentale a ricadute e remissioni. Sono passati 110 giorni dal trapianto, un topo vive in media un paio d'anni, quindi 110 giorni per un topo estrapolando sono più o meno 10 anni per un paziente, quindi più o meno 10 anni dopo il trapianto un paziente con due cellule staminali in verde, completamente circondate da cellule rosse che sono quei linfociti che noi vogliamo inibire per evitare l'infiammazione, in assoluta buona salute. Alcune di esse proliferano, quindi vuol dire che stanno bene. Il risultato finale di questa interazione è comunicazione. La comunicazione si verifica anche nel midollo spinale. In questo caso vedete tre staminali neurali intorno a un vaso. Una di queste viene identificata in un rapporto molto molto intimo con un macrofago che non è che è residente nel cervello. Se noi andiamo a guardare a più alto ingrandimento, vedete che la cellula trapiantata e la cellula infiammatoria dell'ospite sono l'una vicino all'altra, le due membrane sono attaccate e in questo caso vedete queste due aree grigie sono due zone dense al fascio di elettroni che noi utilizziamo per eseguire questa microscopia elettronica e che di solito sono descritte per le giunzioni cellulari.
Quindi, per farvela breve, è come se la cellula trapiantata abbia migrato verso un'area perivascolare, abbia incontrato una cellula infiammatoria e si sia connessa funzionalmente alla cellula infiammatoria tramite delle giunzioni di membrana. Tant'è vero che se poi lo stesso esperimento lo facciamo tramite microscopia confocale, riusciamo a fornire un'immagine in cui il verde della cellula trapiantata e il blu della cellula infiammatoria dell'ospite sono collegate da giunzioni che esprimono connessioni a 43. Io lo finisco già, lo posso completare? Sì, sì, sì. Posso andare alla fine? Sì, sì, sì. Veloce. Quindi, detto questo, noi e altri laboratori, comunque adesso sta diventando sempre più opinione comune, sembra quasi che il trapianto di cellule staminali abbia una potenzialità X che noi conosciamo quando studiamo le cellule prima del trapianto, ma che il microambiente, che sembra quasi una caratteristica specifica della malattia, quindi il microambiente a scopi multipli è diverso da quello della malattia di Parkinson e della malattia di Alzheimer, il microambiente della scopi multipli a ricaduta di emissioni è diverso da quello della scopi multipli progressiva, sembra così che il microambiente sia in grado di modulare e di influenzare una serie di funzioni specifiche che poi il trapianto è in grado di attivare in vivo. E questo che va raccontato non è soltanto ricerca preclinica pubblicata o pubblicabile più o meno suddivisa a diverso impatto, ma è diventata già pratica clinica. In questa diapositiva non si vede nulla, non fidatevi, sono elencati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 studi clinici di fase 1 / fase 2, quindi vuol dire tossicità e fattibilità della procedura oppure moderata efficacia terapeutica, all'interno dei quali sono state utilizzate cellule staminali neurali fetali allogeniche trapiantate in pazienti con traumi del midollo spinale, con ischemia cerebrale cronica, con stress cerebrale amiotrofica, con malattia di Creutzfeldt-Jakob, che è una malattia della mielina su base genetica, e con malattia di Batten, una malattia neurometabolica letale, e con degenerazione maculare da avuta invecchiamento, quindi diverse condizioni cliniche. Più o meno i pazienti variano da 12 fino a un massimo di 18, è una diapositiva vecchia di un paio d'anni, adesso tutto questo è progredito, per dirvi che ci sono già gli studi clinici che stanno andando avanti e all'interno dei quali non sono stati ancora osservati alcun tipo di effetti collaterali, quindi una terapia che è già arrivata in clinica, che prevede investimenti importanti e che ha come prodotto, come target in pipeline anche la sclerosi multipla. Tuttavia questo tipo di prospettiva ha sicuramente dei punti di forza, più o meno sono quelli che vi ho raccontato fino adesso, ma anche dei punti di debolezza o dei punti di criticità, dovuti essenzialmente al fatto che ad oggi una delle modalità più frequenti con cui produrre cellule staminali orali per utilizzo clinico è procedere e lavorare su materiale fetale ottenuto da interruzioni terapeutiche di gravidanza, che apre uno scenario enorme, ha implicazioni di tipo etico, di tipo medico-legale, ma anche di tipo tecnico, cioè la limitata stabilità del materiale fetale in laboratorio quando la prospettiva è di sottoporre le cellule ad una manipolazione estensiva per produrre i numeri di cellule che poi serviranno per il trapianto. E in più il fatto che tutto questo ovviamente prevede dei costi di gestione enormi, non sostenibili con risorse di tipo accademico, e in più il fatto che poiché viene proposta una terapia allogenica potenzialmente immunogenica, bisogna associare anche immunosoppressione, che ovviamente se non fa male, ma che potrebbe inficiare la performance finale del trapianto in vivo. Quindi concluderei con alcune diapositive che vi danno l'idea di che cosa si sta muovendo e di quello che laboratori come il mio stanno facendo. Per risolvere una parte di questi problemi, quello che noi abbiamo fatto, per esempio, è stato quello di ottimizzare una serie di tecniche e di tecnologie di riprogrammazione cellulare, le stesse intuizioni, gli stessi principi che hanno portato al premio Nobel in fisiologia e medicina per il 2012, con le quali noi siamo in grado di riprogrammare cellule somatiche, di solito si usano i fibroblasti piuttosto che i cheratinociti, di riprogrammare cellule somatiche a cellule staminali cerebrali tramite una serie di tecnologie particolari che sono complicate da descrivere, ma che permettono di riazzerare l'orologio cellulare e di farlo diventare un orologio cerebrale piuttosto che cutaneo. In 3 settimane in laboratorio riusciamo a ottenere cellule cerebrali espandibili, che quindi possono essere prodotte dallo stesso topo o dallo stesso paziente, perché si parte da una biopsia cutanea, e
che noi stiamo già studiando in laboratorio, sia come caratteristiche biologiche prima del trapianto, vedete qui abbiamo confrontato le caratteristiche di crescita con cellule invece somatiche, abbiamo visto che anche le cellule INSC, che vuol dire induced neurostimulation, sono cellule staminali direttamente indotte, come esprimono recettori di infiammazione, quindi come potrebbero essere in grado di sentire il microambiente malato che vi raccontavo. Abbiamo confermato che sono staminali, quindi sono in grado di produrre oligodendrociti, astrociti e neuroni. Abbiamo confermato che sono in grado di bloccare l'infiammazione almeno in vitro, quando coltivate con macrofagi. E poi quello che abbiamo fatto è stato di ingegnerizzarle con virus modificati in laboratorio in modo da renderli fluorescenti. Le abbiamo iniettate all'interno del ventricolo laterale cerebrale sinistro di topi con sclerosi multipla sperimentale, ne abbiamo studiato il comportamento sia tramite metodiche assolutamente unbiased, cieche, assistite da computer, sia tramite il solito classico IDSS del topo. E voi vedete che dopo il trapianto viene seguito il picco di malattia, le cellule, i topi trapiantati con staminali neurali indotti o con staminali somati, quelle di prima, migliorano e riducono il proprio IDSS in maniera simile e in maniera importante. Abbiamo guardato anche con metodiche sofisticate di tissue pathology la distribuzione in vivo, nonostante le cellule vengano iniettate nel ventricolo laterale sinistra, quindi un'unica iniezione intraventricolare sono in grado di distribuirsi uniformemente, di migrare ogni puntino verde è una cellula, sia a livello del cervello che del cervelletto. Osserviamo una sopravvivenza che è intorno al 3,5% per il cervello e 1,5% per il midollo, quindi è coerente con quanto descritto fino adesso. Riusciamo a vederle dopo il sacrificio degli animali in vivo, e alcune di queste sono fisicamente a contatto con macrofagi, con microglia, quindi con cellule dell'infiammazione per le quali o dalle quali sospettiamo un contributo importante alla prevenzione del danno. E ovviamente abbiamo visto anche l'effetto funzionale, però i topi trapiantati, oltre a stare meglio, hanno meno infiammazione vuol dire meno danno stomacale, e meno danno stomacale è associato anche a meno demielinizzazione nei topi trapiantati. Quindi, come dire, questa è tutta la parte preclinica che si fa per procedere verso studi clinici. E l'idea del field sta cambiando, vedete che in questo caso per la prima volta si cominciano ad associare approcci di vecchia generazione tipo molecole o tipo composti chimici o monoclonali con approcci di terapia cellulare, identificando quattro principali aspetti che necessitano di studio e di caratterizzazione, quali per esempio il modo con cui una cellula è in grado di selezionare il sito di azione dopo trapianto, come si distribuiscono le cellule dopo trapianto, quante ne dobbiamo iniettare e qual è la nicchia terapeutica da studiare. La prospettiva futura è che assieme alle cellule magari un giorno potremo utilizzare anche queste particelle di membrana che le cellule producono nel compartimento extracellulare, che noi oggi siamo in grado di selezionare, di processare, di caratterizzare, e che quindi potrebbero rappresentare un modo probabilmente più sicuro di fare delivery dei principi che le cellule sono in grado di rilasciare in assenza delle cellule stesse. Il capitolo che viene definito di cellular therapy piuttosto che di nanomedicina o nanomedicina biologica. Questa è l'ultima slide. Quello che io penso, quello che noi pensiamo, è che c'è sicuramente un presente per le terapie con cellule staminali. Saccardi lo racconterà oggi pomeriggio per quanto riguarda il trapianto di ematopoietici, che le mesenchimali stanno andando avanti, siamo già agli studi di fase 2, le neurali presto arriveranno anche nella sclerosi multipla. Il futuro c'è un presente, ma c'è anche un futuro. Il presente in realtà è già scritto, nel senso che dobbiamo dimostrare che siamo in grado di crescere cellule in laboratorio, che siamo in grado di trovare finanziamenti per fare questi studi clinici, cioè che siamo in grado di iniettare cellule nei pazienti e di condurre gli studi clinici informativi e in grado di farci raggiungere gli endpoint dello studio, quindi lo studio di fase 1, che voi vi sentite raccontare che le cellule fanno tornare i pazienti a ballare, chi ve le racconta vi racconta un po' di bugie, nel senso che all'interno dello studio di fase 1 non si può capire se c'è un margine di efficacia. Quello che noi pensiamo è che oltre a questo, che è appunto il presente, il futuro dovrà essere una combinazione di attività cliniche ma anche di attività di ricerca, possibilmente fatte su campioni umani, all'interno dei quali capire, per esempio, quali sono i meccanismi che stanno dietro questa capacità sorprendente delle cellule di adattarsi a mille situazioni e di fare mille funzioni contemporaneamente. Capire se c'è una
specificità in questi programmi di comunicazione intercellulare, capire quanto conta l'infiammazione, magari se io tolgo tutta l'infiammazione e trapianto non serve più nulla di tutto questo, magari ho bisogno di un po' di infiammazione per favorire l'attecchimento e l'efficacia del trapianto stesso. E ovviamente in termini di prospettive per i pazienti, creare un prodotto draggabile, un prodotto che possa essere sviluppato, che possa essere andare incontro a un progetto di manifattura, che possa essere ricevere un codice a barre, che possa essere fornito all'ospedale o alla clinica in condizioni appropriate per venire somministrato ai pazienti. Questo si può fare sia con le cellule che eventualmente in prospettiva anche con terapie completamente acellulari. Io credo che poi alla fine vi ho fatto tanta confusione, se guardate per 10 secondi questo filmato capite che quello che vi ho detto in realtà può essere raccontato anche come un cartone animato. Quindi avete le cellule trapiantate che sono in grado di migrare attraverso i vasi cerebrali utilizzando meccanismi comuni ai linfociti, che una volta nel cervello sentono dove andare, sentono il microambiente e cominciano, una volta ristabilito la loro funzione, a mandare segnali verso le cellule vicine che colpiscono a modi proiettili non soltanto i linfociti T, ma possono colpire i linfociti B, possono colpire i macrofagi e la microglia, a volte si verificano un contatto fisico tra la staminale e una cellula del cervello, e il risultato finale di questa commissione di comunicazione, che è una cell competition tra una cellula molto più plastica, quella staminale, e cellule più mature, quelle con le cerebrali, e che alcune cellule staminali fanno mielina, altre invece riducono la gliosi, altre ancora riducono l'infiammazione, alla fine il cervello diventa più plastico, ripara, è il soggetto trapiantato, fino ad oggi i topi, ma domani probabilmente i pazienti, sta meglio. Io concludo ringraziando ovviamente tutti i componenti del mio laboratorio che hanno fatto sì che tutta questa storia potesse essere raccontabile. Vedete che c'è una grossissima componente di italiani, ci chiamano Little Italy a Cambridge, direi che ne andiamo abbastanza orgogliosi, anche siamo fieri di essere così tanti italiani e di essere rispettati, e collaboratori esterni in Germania e in Inghilterra e in Australia, sia per la parte che riguarda le cellule staminali che per quella che riguarderà domani mattina anche le nanomedicine. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande o dubbi sono... Allora, grazie professor Pluchino, un po' di tenebre si sono schiarite, la ringraziamo, c'è molto da fare chiaramente come ricerca, nelle letture magistrali non si può fare domande, io non ne faccio domande, però le chiedo velocemente, non mi devi dare una risposta, è una considerazione la mia. Con la partecipazione del professore Pacciavallo. Ma allora, oltre al problema immunitario, autoimmunitario, quindi lottare contro il sistema immunitario per quanto riguarda le cellule staminali, professore, secondo lei dobbiamo lottare anche contro la memoria cellulare? Perché queste cellule si devono un attimino scordare di perdere la memoria dei contatti precedenti e sposarsi con altre. E siccome sappiamo che la neurofisiologia ci ha insegnato che esiste la memoria cellulare, parlando di neuroni, nella prospettiva figura, nella prospettiva ipotesi di questo matrimonio possibile, c'è una speranza, c'è un'ipotesi, c'è qualcosa che ci può dire la fisiologia? Mi spento. Lui ha messo in rilievo un aspetto molto importante. Queste cellule staminali possono diventare uno strumento terapeutico e in particolare una categoria di cellule staminali che si ottiene prendendo una qualunque cellula adulta del paziente stesso, facendola ringiovanire, facendola diventare una cellula di altro tipo, in questo caso una cellula di tipo neurale, e poi iniettandola nel sistema. In questo modo non c'è più il rischio del rigetto, perché è una cellula del soggetto, non ci sono rischi etici perché non hai dove andartela a procurare, che se no ci vuole l'embrione terapeutico, quindi ci sono anche dei problemi di natura etica. Questa è una cellula del paziente stesso, che ha quindi il DNA del paziente stesso, che però esprime geni diversi, perché alcuni sono stati repressi, alcuni sono stati
attivate. Quello che succederà poi, quando questa cellula si differenzierà all'interno della rete, aspetto che lo chiedo da Stefano, non abbiamo valide idee, tenderà a diventare una cellula che non era quella di partenza. Noi siamo partiti da un fibroblasto e andrà a diventare un oligodendrocita. Però è una cellula che mantiene il suo DNA, mantiene il profilo genetico del soggetto. E quindi ci troviamo di fronte a una, come dire, a un pezzo che va a inserirsi all'interno di un mosaico in cui deve essere lei a crearsi il profilo di inserimento. Allora, come ciò avvenga? Lui ha fatto vedere delle diapositive fantastiche, in cui tutto sembra facile, però oggettivamente è di una complessità questo meccanismo impressionante. Però credo che la strada sia questa. Lui continua a sostenere, gli do volentieri il microfono, lui continua a sostenere una cosa che io ritengo per i pazienti molto importante. Tutta questa fase che è stata fatta sul topo bisogna che al più presto passi sull'uomo, cioè passare subito alla sperimentazione sul paziente, perché solo l'approccio umano poi ci può dare la reale capacità di questi approcci, ci può dare la reale idea di qual è il valore reale di queste cose. Più tempo rimaniamo sull'animale, più oggettivamente tempo si perderà. Sì, raffineremo questo, approfondiremo quello, ma solo poi l'approccio sull'uomo, sul paziente reale, che già di per sé richiede 10-15 anni di sperimentazione prima che diventi terapia accreditata, poi ci può portare a un reale strumento da utilizzare nella pratica clinica. Quindi lui fa bene a sollecitare un salto di qualità, passare in fase 1, cominciare ad approcciare il soggetto umano, proprio perché è quello poi il target che ci dice quanto di quello che abbiamo visto sul topo è realmente poi osservabile. Quindi da questo punto di vista ben venga, la sua voglia di andare avanti, secondo me, è, come dire, la consapevolezza che la lentezza con cui tutti questi procedimenti avvengono, 10-15 anni almeno da quando inizia la fase 1, da quando un farmaco poi diventa disponibile, sono tempi mostruosi per un paziente, per chi sta male, perché ha bisogno di risposte, perché ha bisogno. Quindi più riusciamo a accelerare questo tipo di processo, meglio io credo che si fa. Adesso non so a cosa devo rispondere, a mosaico. A quello che vuoi. Il mosaico è un concetto interessante, però. Il mosaico è un concetto. Vabbè, è un concetto interessante. E c'è evidenza della memoria cellulare all'interno del sistema da cui quella cellula è stata prelevata. Cioè, si sa già che le cellule mantengono quella che è chiamata identità posizionale. Quindi se io genero in laboratorio dei neuroni, per esempio, striatali, li vado a trapiantare nell'ippocampo, quel neurone non si sente quello che si vuole. E in qualche modo conserva dei programmi di self-aid specifici per lo striato, nonostante io abbia forzato il sistema e l'abbia trapiantato nell'ippocampo, e magari il mio patch clamp mi dice che il neurone, adesso sto parlando tecnico, scusa, mi dice che c'è, cioè, metodiche di elettrofisiologia mi dicono che è funzionale, che trasmette. Nel nostro caso in realtà questo tipo di evento che è da considerare è meno, potenzialmente meno impattante, perché noi non eseguiamo trapianti intraparenchimali. Il trapianto che noi facciamo è fare delivery di cellule tramite liquidi biologici, che possono essere il liquore o il sangue, a seconda del sistema, sia nel fatto che devono decidere di morire o di sopravvivere o di andare verso una specifica direzione. La professional identity è importante quando tu cerchi di forzare il sistema, vai in situ e trapianti perché vuoi produrre, più o meno il discorso del Parkinson. Nel Parkinson, in assenza di professional identity, le cellule muoiono o il paziente o il topo diventa disfunzionale perché non riesce a ricapitolare il patto di generazione neuronale dopaminergica striatale perché utilizza le cellule sbagliate. Infatti, gli approcci cerebrospinali nel Parkinson non sono ancora ben accettati. I colleghi che lavorano su Parkinson vogliono neuroni TH, tirosine tirosilasi positivi, dopaminergici, E9 like midbrain, e quindi lo sforzo mondiale è utilizzare o stamina neuronali o iPSS per fare in laboratorio chilate di neuroni di quel tipo, che sono quelli che poi dovrebbero avere la massima prospettiva di attecchimento in vivo.
questo caso è un po' diverso, però è un concetto estremamente interessante da considerare, non si conoscono ancora i regolatori, l'ambiente è un fattore di sostituzione, che dicono la cellula che mestiere deve fare quando cresce. Va bene, grazie. Dottore, sì. Possiamo avviarci al break? Sì, sì, un breve break. Sì, facciamo il però break. L'obbligo è quello di chiedere se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa.